grazie a tutti e buona presentazione. Grazie, beh, innanzitutto buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Andrea Pulico, lavoro per Intel Italia. Introduco l'argomento, chiaramente le board sono la padrone oggi, ma volevo giusto così dare una panoramica che cosa montiamo su queste board poi l'argomento importante della giornata è appunto la parte di overclocking, quindi sistemi di fasciata. Noi il 4 di giugno durante il Computex sono stati annunciati i nuovi processori Core di quarta generazione, quindi questa è appunto la quarta generazione di processori Core, è un aggiornamento dal punto di vista della microarchitettura, quindi come è fatto all'interno il processore. Il processo produttivo è sempre lo stesso che abbiamo introdotto l'anno scorso, i 22 nanometri, con tutti i benefici legati alla tecnologia, quindi i bassi consumi e l'alto numero di transistor, e abbiamo introdotto diverse famiglie di processori. Processori per sistemi portatili, di cui oggi parleremo molto brevemente, processori per i sistemi desktop. Chiaramente, oltre ai processori, soprattutto per il mondo dei desktop, abbiamo introdotto anche i nuovi chipset, quindi la serie 8 di chipset che equipaggia tutte le board che abbiamo qui oggi. Per quanto riguarda i benefici della nuova famiglia di processori, sicuramente si tratta di processori che sono stati principalmente progettati e pensati per un mondo che va sempre più verso la mobilità e quindi dispositivi 2 in 1, ma ovviamente con tutta una serie di ottimizzazioni e di benefici anche per il mondo del desktop. In particolare un paio di considerazioni le faremo dopo sul dove sta andando anche il mondo del desktop a parte i sistemi di fascia alta. Per quanto riguarda i nuovi processori, quello che abbiamo qui oggi e soprattutto i primi processori che sono stati annunciati sono processori a 4 core con grafica integrata, per cui tutti i processori core di quarta generazione che trovate sul mercato sono processori che hanno anche una componente grafica integrata. Ovviamente può essere disabilitata, può essere utilizzata una grafica discreta, ma la grafica integrata nel processore ha subito notevoli miglioramenti e soprattutto per una certa fascia di prodotti portatili o all-in-one è una grafica di altissimo livello e ad alta prestazione. Tutto il resto del sistema anche qui è incorporato, qui cache di terzo livello, memory controller, I/O, tutto quanto incorporato nel chipset. O meglio, quello che rimane al chipset rimangono ancora la parte di controllo dei dischi, la parte di controllo dell'USB, il PCI Express, è stato rimosso il PCI standard, quindi non è visto più come connessione, per cui sulle board su cui fosse presente è chiaramente presente un chip esterno, ma la maggior parte sono solamente su PCI Express. Altri miglioramenti appunto sono stati apportati all'interno. Ci sono, come dicevo, due varianti, una con chipset esterno per molti prodotti portatili, soprattutto per gli ultrasottili, è tutto quanto inglobato in un unico sistema, in un unico chip, come vedete qui, per cui il processore e il chipset sono in un unico pezzo. Questo è vero per sistemi portatili, ma anche per sistemi all-in-one, per cui processori di questo tipo in un singolo package sono processori che non troverete in commercio perché sono processori che vanno saldati sulle board, ma si troveranno all'interno dei dispositivi. All'esterno invece diciamo, la piattaforma tradizionale doppio chip è quella tipica dei sistemi desktop e di altri sistemi. Queste sono un po' di caratteristiche prevalentemente per quanto riguarda il mondo portatile, quindi grande incremento in termini di
durata della batteria, riduzione dei consumi e di prestazioni. Grafica, come dicevo, migliorata. Ci sono un paio di cose da dire sulla grafica. C'è supporto per tutte le, diciamo, per FX11, OpenGL, ma anche OpenCL, per cui meccanismi di programmazione della GPU in modalità classica. Sono state migliorate altre funzionalità, supporto di un altro numero di fino a 3 schermi e anche in alta risoluzione. Queste sono sempre le caratteristiche della grafica. In particolare per la grafica del processore fasciata sono stati introdotti anche dei nuovi brand, per cui grafica Intel Iris e Iris Pro. Nei processori per desktop all in one, in particolare nel 4770R, nel Core 7 4770R, è presente questa grafica Iris Pro con della memoria grafica dedicata apposta sopra al processore, quindi dedicata alla grafica e al processore. Questi sono un po' i benefici, comunque dopo la presentazione potete averla in formato PDF. Questo è giusto così qualche benchmark per vedere che comunque è una grafica di buon livello che permette anche di giocare giochi più impegnativi. Per quanto riguarda le caratteristiche del processore, in generale chiaramente ci sono decisi miglioramenti, soprattutto se consideriamo sistemi ormai un po' adattati. Chiaramente chi è qui oggi, stiamo parlando di sistema di fascia alta, è un sistema che generalmente viene aggiornato non appena sono disponibili le ultime novità, quindi interessa un po' meno. Quello che interessa è magari che cosa è stato fatto per migliorare questi sistemi, quindi sono state introdotte delle nuove istruzioni e sono state introdotte dei nuovi meccanismi che permettono di migliorare le prestazioni. Le prestazioni vengono migliorate soprattutto in ambito floating point e diciamo, i benefici sono sicuramente per calcolo ad alte prestazioni, per l'audio, diciamo, gestione di audio e video e per i giochi, per cui abbiamo un miglioramento sensibile in questo momento. I nomi in codice riguardano le diverse generazioni di processori, quindi questi sono tutte quante processori Core di seconda generazione, terza generazione e il nuovo processore Core di quarta generazione. Come vedete ci sono dei miglioramenti, tutti in ogni generazione abbiamo raddoppiato sostanzialmente le prestazioni in floating point. Un altro aspetto interessante, soprattutto per i sistemi desktop di fascia alta, è legato ai processori della serie sia Core i5 che Core i7 con la K finale, sono i processori sbloccati e dedicati all'overclocking. In particolare è stata aggiunta la possibilità di andare a modificare il rapporto sul clock, sì, sul base clock, quindi aggiungendo un ulteriore grado di libertà che poi penso verrà sfruttato al meglio per questa nuova serie di processori. Questo è stato ottenuto grazie al fatto che è stato introdotto un regolatore di tensione integrato nel processore e si possono andare a modificare in maniera separata e distinta, indipendente, le tensioni di alimentazione del core, della parte grafica, del PCI Express, dei regolatori dei controller di memoria, per cui effettivamente la possibilità di sperimentare in maniere molto diverse come si possa overclockare il sistema e quindi senza essere più legati o comunque senza dover ricorrere esclusivamente a modifiche fatte sulla board per poter andare a raggiungere questi livelli di libertà.
queste sono un po' le differenze tra la vecchia generazione di processori, quindi la serie 7 e la serie 8. È stato migliorato sostanzialmente il numero di porte USB 3.0, le porte segnalata a 6 gigabit e quindi maggior capacità di I/O. Io con questo, poi nelle slide che vi saranno date c'è anche un elenco di tutti i processori con i prezzi per mille pezzi e qualche dato in più. Io con questo ho chiuso la mia introduzione, lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Immagino che qualcuno di voi sia già stato anche al Computex, quindi abbia già avuto modo di vedere un'anticipazione alla grande, diciamo, di queste nuove motherboard. Quindi cercherò di essere più scorrevole possibile e più soft possibile, piano piano come possibile, con caratteristiche tecniche, anche perché ormai sono già state lanciate, quindi penso siano già conosciute. Quindi daremo soltanto una carrellata molto veloce. La prima cosa che chiaramente si nota, come avete visto, è anche il nuovo restylist, quindi abbiamo deciso di cambiare colori. Abbiamo introdotto questa nuova colorazione sulla serie Z87, H87 anche, introducendo appunto questa nuova colorazione con l'oro e dando un impatto visivo sicuramente ancora più aggressivo, nonostante non siano chiaramente le ROG. Abbiamo mantenuto invece per quanto riguarda il prodotto ROG la medesima colorazione, quindi la medesima impatto aggressivo che comunque caratterizzano questa serie di nostre motherboard. E chiaramente abbiamo introdotto delle ulteriori novità rispetto alla serie precedenti, quindi la serie Z77, oltre chiaramente a un nuovo processore con un nuovo software, 1550. Nel dettaglio, ecco, ho evidenziato in rosso, poi chiaramente anche voi, se anche questa, se volete possiamo passare dalle PDF in modo tale che possiate studiarle dettagliatamente. Ho evidenziato appunto in rosso le caratteristiche fondamentali, i cambiamenti fondamentali che sono stati apportati. Sicuramente, appunto, come dicevamo, la CPU socket, l'aumento della possibilità di raggiungere un overclock fino a 33, standard, quindi base, a partire da, diciamo, la entry level, fra virgolette, della serie Z87, quindi la Z87.5, se non sbaglio, che sembra di aver visto. Quindi abbiamo voluto dare la possibilità anche a utenti magari con meno possibilità economiche di poter raggiungere comunque dei livelli, degli standard molto elevati. Abbiamo mantenuto per il prodotto di fascia più alta, quindi per la serie Deluxe e la serie Expert, appunto la port Thunderbolt, questa novità che abbiamo inserito nella serie precedente. Di base, come vedete, appunto, a parte l'ultima PCI Express da 16 per, quindi in abbondanza, considerato che a bordo ne montano 3, quindi tutto, ripeto, a parte l'ultima, possibilità per tutte, appunto, anche di gestire sia un crossfire sia uno slide. Anche qui abbiamo voluto esagerare, diciamo, con la Semi Deluxe inserendo praticamente tutti gli standard wifi possibili e immaginabili. Abbiamo un'ulteriore modifica, è stata data dalla, non ce l'avevo qua sul banchetto, dalla nuova antenna, la mostro nella slide, anzi no, nella slide precedente, appunto, quella in basso che si vede. Mentre prima erano fornite delle placchettine bianche attaccabili tramite calamita, con supporto calamitato, adesso abbiamo deciso di modificare anche il disegno di questa antenna. Come potete vedere, dual band 2.4 5.5, di serie su tutte SATA 6.
altre importanti novità, diciamo un restyling generale del BIOS, come poi magari mostrerà anche Salmino, non solo praticamente ma anche a livello grafico abbiamo deciso di apportare delle modifiche. Queste sono quattro delle novità rispetto alla serie precedente. Forse la più importante dal mio punto di vista è la possibilità di gestire un numero superiore di ventole interne dislocate all'interno della motherboard, a seconda dei vari componenti che voglio andare a raffreddare, quindi gestire, posso decidere di gestirli differentemente con temperature differenti a seconda del range, del performance che voglio raggiungere. Un'ulteriore novità è il dimezzamento dei tempi di ricarica tramite le nostre porte USB. Abbiamo stimato che sia stato questo dimezzamento dalle 8 ore alle 4 ore di ricarica tramite porta USB, ma soprattutto la compatibilità con molti prodotti, soprattutto anche con i prodotti Apple, perché sia un plus in più che non tutti ho visto dalle comparative sono riusciti ad ottenere. Per quanto riguarda i prezzi, argomento abbastanza interessante, nel senso che molte volte Asus viene vista come un brand caro. Io leggevo su qualche forum, molte volte leggo queste notizie di impatto, no? Il prezzo Asus, però caspita, poi è raggiungibile. Non è così vero. In realtà siamo riusciti, appunto, ampliando notevolmente la gamma dei nostri prodotti, a soddisfare anche un utente medio, perché come vedete partiamo da questi sono i prezzi utente finale, 66 euro per una board, chiaramente, fino ad arrivare al top di gamma di 360 euro. Quindi riusciamo a coprire ampiamente tutti i range di tutti gli utenti con le varie possibilità economiche e riusciamo a soddisfarli, direi, molto 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 leggermente. Ho voluto evidenziare la serie TUF, quindi la serie Sabertooth, che voi conoscete, quindi oltre alla serie ROG, che poi avremo una dimostrazione diretta, che ci contraddistingue come brand. Come sapete abbiamo anche questa serie molto particolare, che è la serie Sabertooth, molto particolare chiaramente perché si differenzia dal design molto aggressivo, molto futuristico, molto militare, molto, molto curato nel dettaglio, perché la novità, diciamo, forse più importante rispetto alla serie precedente, dove solitamente noi su questa serie introducevamo un modello e basta per serie e in formato ATX, mentre con questa nuova serie abbiamo deciso di fornire anche una serie nella stessa serie un formato mini ATX. Perché? Perché abbiamo notato che effettivamente c'è parecchia richiesta. L'abbiamo notato grazie alla serie ROG, che ci ha fatto un po' da scuola, virgolette, l'anno precedente, con la piccolina, la Gene, dove abbiamo avuto appunto un buonissimo riscontro, e quindi abbiamo deciso di introdurre il medesimo formato anche nella serie Sabertooth. Novità sulla serie Sabertooth: sicuramente questo scudo posteriore che permette di serie sulla Sabertooth Z87, che permette appunto di prevenire pericolosi incidenti di rotture a causa magari di pesi eccessivi dovuti all'installazione di, come potete vedere, ingombranti accessori, distribuendo appunto, prevenendo questa rottura, distribuendo appunto il carico su tutta la motherboard. È di serie sulla Sabertooth Z87 ed è invece acquistabile a parte con kit Armor, che è menzionato da dietro, poi lo vedremo, sulla serie Griffon, Altra caratteristica di questa motherboard, come sapete appunto, è questo design particolare che permette una canalizzazione del flusso di ventilazione,
poiché la motherboard è ricoperta appunto con questo scudo termico e che permette appunto di tramite delle ventoline posizionate appunto nei punti strategici, come vedrete poi nella parte posteriore e nella parte alta, la canalizzazione diciamo nei punti critici della e quindi la miglior circolazione d'aria, miglior gestione delle temperature nei punti critici posizionati sulla motherboard. Fuori da reazione sulla parte posteriore, che poi potete vedere direttamente sulla motherboard, che permettono chiaramente anche qui, da questo schermino si può intravedere una differenza di circa 8 gradi percepiti, che comunque con questo piccolo intervento tecnico ci ha permesso di ridurre ulteriormente. E chiaramente, anche se sembra la cosa più scontata e più banale, la protezione diciamo, che offre questo scudo è anche quella della, contro la polvere. Quindi chiaramente sappiamo che la polvere influisce negativamente sulle performance della nostra motherboard, a prescindere che il PC venga posizionato in un ambiente più o meno polveroso, comunque si sa nel tempo la polvere si deposita attirata comunque anche dal funzionamento stesso della motherboard, quindi questo scudo previene il depositarsi appunto delle particelle di polvere sulla nostra motherboard e chiaramente anche sulle porte chiaramente anche qua un ulteriore miglioramento della schermatura per aumentare la qualità dei segnali e aumentare la durata della vita degli stessi. Anche qua abbiamo migliorato sia graficamente ma anche funzionalmente la funzione che era già esistente sulla serie precedente del Thermoradar. La funzione, per chi non dovesse ricordarsi qual è appunto la funzione di questo software, è appunto la possibilità di gestire differentemente le varie ventole dislocate all'interno del case e eventualmente posizionate sopra la motherboard per raffreddare appunto i punti più critici, introducendo tandem di serie chiaramente questi cavi cavi con termostato appunto incorporato, dando appunto la possibilità di fino a 3 di gestire anche di verificare appunto la temperatura, per esempio la possiamo posizionare sulla VGA discreta, verificando appunto costantemente e in maniera immediata vedete VGA, verificando in maniera immediata e intuitiva lo stato, la temperatura di quel accessorio e intervenendo appunto con il software precedentemente nella slide precedente abbiamo visto intervenire con un aumento magari di flusso d'aria per andare a raffreddare e quindi migliorare le performance della stessa. Come vedete questa funzione permette di modificare in n modi, di default noi forniamo anche un 4 pulsanti diciamo prestabiliti che automaticamente gestiscono il flusso di queste ventole fino a una compreso l'ultima una modalità turbo appunto per mandare a massimo regime tutte le ventole presenti all'interno del nostro case, quasi fosse una modalità di semi, nel caso in cui si stia eventualmente eccedendo. In questa slide questi puntini lampeggianti sono gli 8 punti di attacco dove potete posizionare appunto le ventole accessorie aggiuntive su questo tipo di materiale. Quindi siamo riusciti a posizionarle le notte. Anche qua nuovamente appunto tramite
una stazione singola di questi 8 punti, riusciamo a gestire individualmente appunto la velocità, quindi di conseguenza la differenza, la differente temperatura dei vari, delle varie, dei vari punti, e chiaramente regolarle anche non solo per una buona, per ottenere una buona performance tecnica, ma termica, chiedo scusa, ma anche per ottenere un ottimo compromesso di luminosità. Ah, ecco, un'altra cosa importante che ho letto su alcuni forum e che ci ha lasciato un po' perplesso. Molte volte viene criticata questa, ho letto delle critiche su queste venturine che sono di serie su questa serie. Ma dopo magari ne attacchiamo una e provate a sentire se effettivamente è così rumorosa come vi ho descritta. Io credo che sia veramente inesistente il rumore di questa venturina, perché è stata studiata appositamente per questa serie. E quindi questo problema che ci è stato presentato in realtà non è poi così evidente. Questa appunto è la nuova piccolina, la nuova introdotta della serie piccolina, della madre col grifo Z87, appunto in formato di ProTX, medesimo design. Abbiamo deciso di fornire all'utente però eventualmente la possibilità di upgradarlo, quindi dando separatamente l'hardware kit, che è appunto la struttura che protegge la protezione, diciamo, della nostra motherboard, con la serie di cavetteria aggiuntiva di cui ho parlato prima, quindi di 3 sensori. Abbiamo deciso appunto di fornirle separatamente anche per dare la possibilità all'utente finale di scegliere se montare o meno questo kit. Diciamo che di base la motherboard ha le stesse medesime caratteristiche della serie della Cyberkit Z87, quindi stessa garanzia, come sapete sulla serie TUF la garanzia di ben 5 anni, con in più la possibilità di fare questo ulteriore upgrade.